Aspettiamo a commentarvi la nona giornata del campionato di Serie A2, alcune sorprese, altre no, ma comunque ci avviciniamo alla fine del giro di andata. Mancano 4 turni e poi sapremo le 4 squadre che faranno la Coppa Italia, come sempre. Sentiamo da Angelo Bondi chi ci mette in vetrina questa volta. Allora, con Angelo Bondi siamo pronti per parlare di questo girone sud. Angelo, di cosa ci parli oggi? E poi il quarto è finito 18-18, perciò in parità. Insomma, questo parziale di 43-29 nel secondo tempo ha fatto la differenza decisa a favore delle siciliane di Mare Abbuzzanca. 3 in doppia cifra, Botteghi con 18, Moretti 16 e Pilaberla, la lunga lettone, con doppia con 15 punti e 14 rimbalzi. Per Savona, Vivalta 13 e Paleari 12. Adesso vedremo appunto Patti nel recupero di giovedì prossimo contro Empoli, provare appunto a battere la Cremonese per affiancarla come meriterebbe la squadra siciliana per quello che ha fatto nelle ultime settimane, appunto di raggiungere Empoli al primo posto della classifica. Ma in casa le ragazze toscane hanno sempre fatto valere decisamente il fattore campo. Savona, appunto, ripeto, parte questo parziale decisamente così deficitario del terzo quarto, però ha giocato una buonissima partita. Ci sono state alcune situazioni che meritano attenzione, tipo i 32 rimbalzi contro i 53 di Patti, cioè sono 20 rimbalzi in meno. Hanno tirato con il 25% da 2, questa è una con percentuale decisamente scarsa, che non può portare sicuramente, non può premiare il lavoro magari che è stato svolto durante la settimana e preparato, però ripeto, credo che sia l'occasione giusta per dare comunque i grossi meriti a Patti per il percorso che sta facendo, per le conferme che ci dà domenica dopo domenica. Poi abbiamo preso Battipaglia Firenze finita 60-56. Abbiamo appunto detto, parliamo di due squadre che stanno marciando decisamente bene. Firenze in formissima, anche qui una partita addirittura alla fine del primo tempo c'era Firenze avanti di 6, 25-19. Il secondo terzo quarto c'è stato un parziale di 17-11 per Battipaglia, ma quello che fa pensare è il parziale del quarto, cioè 24-10 a favore di Battipaglia. È uno dei famosi blackout di Firenze che già l'anno scorso si era segnalato. C'è da dire però, ecco, a scusante delle ragazze toscane, che mancava Marta Rossini, insomma, è la migliore realizzatrice del campionato, l'MVP della scorsa stagione, perciò un'assenza decisamente importante. Però le ragazze di Corsini si sono giocate alla pari anche con la quota da Battipaglia. E per ultimo parliamo di Selargius Roseto, perché è la terza vittoria consecutiva. Evidentemente il lavoro del nuovo allenatore sta dando i risultati. Da sottolineare però ancora 81 punti presi da Roseto, sono tanti. Abbiamo già segnalato la settimana scorsa che Roseto è in assoluto la difesa più perforata della Serie A2,
e anche qui 21-21 nel primo quarto, perciò ho giocato alla pari, ma secondo quarto 23-8 a favore delle Fedarcine, terzo quarto 15-17 a favore del Roseto, quarto quarto 22-10 a favore delle Isolane. Insomma, cioè questi cali di tensione, ci ricordiamo anche in altre partite avevamo segnalato appunto dei cali di tensione delle ragazze abruzzesi, in alcuni quarti avevano subito dei parziali decisamente pesanti a fronte magari di altri tempini giocati alla pari, se non meglio, delle avversarie che appunto affrontavano. Beh, è così allora, Angelo, e appuntamento alla prossima con questi recuperi di questa prossima settimana, capiremo bene la situazione dopo 10 giornate di campionato. Anche per la Coppa Italia. E certo, soprattutto ne parleremo dalla prossima. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Allora, siamo entrati nel mese di dicembre, il mese di Natale, il mese dei primi risultati. Questo vale per tutti i campionati, ma soprattutto per il basket femminile, che a cavallo dell'anno appunto comincia a fare i suoi conti. Noi staremo qui per raccontarvelo, l'appuntamento è alla prossima giornata.